essendo partito dal festival di San Scemo, essere invece arrivato sul palco più importante della città di Sanremo, accogliamolo veramente con un grande applauso, e Dario Bergassola. Salve a tutti, popolo di Sanremo, dileggianti non, formatori aspiranti, e saluto e ringrazio tutti, saremo ovviamente all'immobiliare Cova, al dottore di Mosco. Un applauso al nostro presentatore Maurizio e fondato di personaggio, sono presidente dell'ARCI di Paiole di Liguria, sono legato che sta riprendendo, in realtà finge di riprendere ma sta guardando un porno, quindi c'è un'equazione matematica che riassume la mia vita con le donne, l'equazione è io sto le donne come un diabetico sto la meringata, questo è il formato che fa la mia. E quindi insomma io sono entrato nel mondo dello spettacolo perché pensavo di trovare sesso, droga, rock and roll, sono 15 anni che ci sono, dove sono pippe, sprint e liscio, mi basterebbe, quindi sono qua e raccontiamo queste cose. Questo cabaret strano di analisi, dove io ho scoperto questo, invece che andare da un analista, raccontare i fatti miei, le sfighe e pagare, ho scoperto che vado in giro, racconto i fatti miei e li pagano bene. Questa cosa è straordinaria, quindi ringrazio anche il popolo del Villeggiante. Una volta che mi sono sfogliato nudo davanti a una, lei mi ha guardato mentre facevo una caccia al tesoro, quindi sono cose che lasciano un po' sempre. Quindi racconterò stupida, quello che mi ha fatto le mani perché ha qualche problema, ma come mezzo cavolo, anche voi, no! Ragazzi, la cosa divertita, no, non ti toccare, giù. La ragazza si rilassa, mi dice quando ci sto bene, quando ci parlo bene, non sai come il mio ex, non ce l'avevo prima, ti vedi dentro, a un certo punto questa ragazza si irrigidisce, perché dietro di noi vede arrivare una macchina che spengono le luci e mettono tutti i giornali contro i finestrini. A un certo punto arriva un'altra macchina, spengono le luci tutti i giornali contro i finestrini, all'ultimo ci troviamo circondati da 10-15 macchine, tutte si cazzano i giornali contro i finestrini, questa ragazza impaurita ti guarda e ti dice cosa fanno, e gli dico leggono, non so cosa dire, non so cosa fare, leggono. Sono simpatico. Stile romantico, me l'ha detta anche un medico, come me non ce n'è. Ce n'è una che mi dice che con me ci parla chiaro, e da quando mi conosce ha scoperto che il suo uomo è un gran somaro. Tra poi io l'ho lasciato che mi ha detto sei carino, è scappata con un nero che si fa chiamare Pino. Non me la danno mai, non me la danno mai, non so se si capisce il messaggio. Non me la danno mai, ai 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 ai. Non me la danno mai. Vi ricordate il Papa era andato in Africa dicendo che era contrario l'uso preservativo? Ora, indipendentemente da che non ci può fregare di meno, anzi non è contro nessuno, però c'è sempre l'amor di battuta, ti viene sempre a dire una stupidaggine. Allora mi ricordo che c'era molto quando è tornato il Papa, la cazzata che avevamo detto è stata questa, ho detto l'immunologo, e forse questa è esagerata, ho detto l'immunologo Benedetto XVI ha detto che il preservativo non serve, e ho detto Benedetto, ma XVI meno cazzate, ma... Niente di che, però era solamente perché era scritta. Era talmente scritta che però finché non la vedi non ti viene, non si fidate.